Cioè, vedo, prevedo e ce la vedo per una squadra da calcio. Andiamo bene, proprio bene. Se il mondo ti confonde, non lo capisci più. Se nulla ti soddisfa, ti annoi sempre più. Scienziati e ingegneri hanno inventato già una generazione di bambole robot. Non c'hai capito niente? Te lo rifaccio se vuoi. Non siamo qui per vendere, bensì per regalare. Venghino, signori, venghino al Bar Gigia. Siamo a fine mese, ci sono i saldi, ci sono tante notizie, ci sono delle vecchie glorie che ritornano, come la cocumela, caro il nostro Paolo Bar Gigia. Di tutto stasera. Sì, amico mio, perché è riesploso il caso Suarez, l'esame è farsa, ci sono i filmati che girano, ci sono grossa scarica di responsabilità da parte di Andrea Agnelli, insomma, sempre protagonista delle nostre chiacchiere da bar. Non possiamo mancare, tra l'altro è apparsa giustamente la mail, ci avete scritto anche come vorreste vederci vestiti, non lo sa neanche Paolo perché è una mail arrivata all'ultimo momento. C'è di tutto, ragazzi, c'è di tutto, vi ringraziamo, c'è veramente la qualunque, anche come vorreste vedere vestito Tavian, anche io lo vorrei vedere vestito diversamente, ma ragazzi non è una battaglia persa, no Marco? No Paolo, vedere Marco vestito così? Sì, beh, insomma, voglio dire, com'è, mal vestito o ben vestito? No, una volta hai visto cosa gli scrivono la domenica, no, voglio dire, che sì, sembra un pinguino, voglio dire. Ma lì dai. Lui è serio, è mica un clown come io. Comunque Tutti noi abbiamo degli haters, no? E anche lui si porta i suoi odiatori. E quindi, però lui ha un pubblico particolare, perché le signore lo apprezzano molto, se hai notato. Sì, quelle che hanno già fatto i vaccini. Sì, è vero. Quelle che hanno, sì, con delle, com'è, le comorbidità, com'è? Veda lei, quella roba lì. No, bene, scherziamo perché c'era anche lui nella mail e poi lo renderemo edotto del contenuto, lo ringraziamo, una colonna della nostra trasmissione. Dobbiamo fare in modo di mettere anche Marco qua prima o poi perché ci sta. Ma sì, andiamo, bando alle ciance, andiamo avanti. Ho visto cose, la Roma! Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Allora amici, non è tanto la sconfitta di misura all'Old Trafford che obiettivamente va a finire sotto, no, hanno perso all'ultimo minuto, sono stati sfortunati, che va agli onori della cronaca, no, ma la preparazione della partita, perché una squadra che perde come ha perso contro il Torino, che perde come ha perso contro il Cagliari, e molti tifosi friulani hanno scritto nelle ore di vigilia, verrebbe da tifare per il Manchester United per l'impegno che la Roma non ha messo nelle precedenti partite. Poi una squadra italiana ovviamente fa il tifo e quando vincevano 2-1 ero contento. Poi è successo quello che è successo, Paolo. Sì, il discorso è questo, il tuo discorso lo capisco, cioè legato anche a come la Roma, insomma, in queste condizioni quasi di smobilitazione stia incidendo in modo non simpatico sugli esiti del campionato, no? In questo senso tu volevi dire. Certo, io certo. Dico che la sconfitta di ieri, io ho titolato sul mio blog i 38 minuti che hanno cancellato la Roma e chiuso la parentesi di Fonseca, i 38 minuti, ah, eccolo qua, grazie, la regia è molto pronta, ce lo fa vedere, perché la Roma in 38 minuti ha preso 5 gol e da quando è tornata dall'intervallo. Il discorso qual è? È che secondo me tu, se non hai alle spalle una società pronta a tamponare qualsiasi cosa, a creare il massimo della compattezza o a provare a creare il massimo della compattezza, tu in momenti così delicati, contro squadre così forti, rischi l'harakiri. Cioè, è mai possibile che nelle 48 ore precedenti la gara in Italia, sui giornali, si sia parlato solo dell'arrivo di Sarri con la chiusura del ciclo Fonseca e da parte della società non ci sia stato neanche un comunicato fatto, metti pure controvoglia, ma doveroso, per dare fiducia a Fonseca, per dire che la società era col suo tecnico e che si aspettavano una grande prova a Manchester. Il Corriere dello Sport
ha fatto una bella cosa a firma dei colleghi D'Ubaldo e Maida. Hanno dato tutti i particolari anche dell'incontro di Sarri col management della Roma, dicono durato 5 ore, eccetera, eccetera. Ma tu devi fare una smentita a tua società, perché se no già l'ambiente è scollato, già qualcosa si capisce ed è chiaro che poi vai a Manchester e duri il soffio di una partita, ecco. Poi sei stato massacrato e chiaramente adesso sta cosa... io temo che possa avere delle ripercussioni ulteriori sulle ultime 5 gare di campionato, capisci? Ah certo, poi tra l'altro è stato oggetto del pubblico ludibrio la Roma, no? nel post Manchester, nel post Old Trafford, non poteva essere diversamente, tra l'altro un posto dove la Roma aveva già accusato un'altra precedente e pesantissima sconfitta. Incredibile vedere come si è liquefatta la Roma e dà l'impressione di essere veramente una squadra scollata, quasi una rappresentativa, come dicevi tu, e le prestazioni obiettivamente discutibili offerte in campionato erano quasi un prodromo di quello che è stato il secondo tempo. Peccato ancora una volta anche per il calcio italiano, che esce anzitempo veramente da tutto a questo punto, perché la gara di ritorno, a meno di clamorosissime svolte, insomma, fa ben capire chi passerà il turno, che andrà in finale. Beh, dovendo vincere con 4 gol di differenza la vedo molto dura, però il problema è come si può perdere, ma è come perdi, e però l'altra cosa è come gestisci le vigilie, le situazioni. Cioè, una società attenta non fa circolare in questo modo le voci sul nuovo allenatore a 24 ore e 48 dalla partita più delicata della stagione, non lo deve fare. Però hai capito il discorso, che quando tu oramai hai queste proprietà che arrivano dall'estero, in questo caso americana, che non conoscono le modalità della comunicazione, che non conoscono questo pianeta calcio italiano che è tutto a sé, e poi magari si portano gli addetti stampa dall'Inghilterra, eccetera. No, dico questo perché so che la Roma vorrebbe fare questo l'anno prossimo. Cioè non ci azzecca, non ci azzecca niente, capisci? Assolutamente no. Andiamo oltre, anche in questo caso una vecchia conoscenza che ritorna, da uomo a uomo. Non ci hai capito niente? Te lo rifaccio se vuoi. Allora, messaggio per Andrea Agnelli: noi siamo con te, ti vogliamo bene, perché veramente, cioè, ma pensa un po', Paolo, succedono cose che lui veramente non sa, cioè lui legge dai giornali che praticamente sta facendo l'esame Suarez, capisci? L'ha gestita Paratici, lui... ma veramente, ma poverino, mica lui non fa mica Agnelli di cognome, non è mica la carica che ha la Juve, cioè veramente è perseguitato dagli eventi. Lui ha detto che non sapeva dell'esame, ha detto solamente che, vedi qual è il problema, è che dopo ha dovuto ricredersi perché gli inquirenti hanno tirato fuori una mail che gli era stata mandata e gli avevano detto che lui aveva sostenuto l'esame, quindi era impossibile che lui non lo sapesse. E poi un'altra cosa, un'altra buccia di banana sulla quale lui è scivolato, è che ha detto che aveva saputo della trattativa che Nedved gli aveva detto che Suarez, no, che si era offerto con un SMS, abbiamo visto qua, no? Invece l'avvocato di Suarez ha detto di no, ha detto, esatto, che era stato cercato da Juve, da Paratici, che la trattativa è andata avanti per mail per lungo tempo. Però, cioè, questa cosa in stile Juve è proprio brutta, ma è un po' tipico non solo della squadra, ma anche del gruppo, no? Dello scaricare sui dipendenti. Cioè, quando non servi diventano molto, molto cinici, molto spietati. L'avevano fatto anche con Marotta per la vicenda dei biglietti agli ultra, se ti ricorderai, no? Col procedimento, con la commistione tra la società e i gruppi ultra. E la stessa cosa aveva fatto Andrea Agnelli, che quindi a poca distanza dalla figuraccia internazionale sulla Superlega, secondo me non fa ancora altrettanto una buona figura, perché scaricare tutto su Paratici, che chiaramente adesso stanno utilizzando come il punchbowl, no, di tutti gli insuccessi. Però figurati, un presenzialista, uno che è al campo tutti i giorni come Andrea Agnelli, figurati se non sa che la Juve può prendere Suarez. E quindi, insomma, da uomo a uomo verrebbe da dirgli che non è tanto uomo con questo comportamento, capisci? Guarda, non io concludo, tanto... concludo con una considerazione, perché quando c'è un'inchiesta che esula dallo sportivo, inchiesta ordinaria, lo sportivo ovviamente poi ne viene di conseguenza, e non è tanto bella la posizione, per esempio, dell'avvocato della Juve.
Siamo chiaramente ancora all'inizio delle indagini, però non è che non ci sia proprio nessun collegamento con questa persona, l'avvocato della Juve. Quindi atteniamoci ai fatti. Estraneità assoluta, obiettivamente, penso sia insostenibile come tesi, questo è il ragionamento. Quello sì, poi sulle sanzioni sulla società a cui tu ti riferivi, è chiaro, no? Perché poi lì si guarda se c'è la responsabilità oggettiva, certo, no? Certo. No, dico semplicemente, non puoi, è insostenibile la tesi, no? Estraneità assoluta, cioè... Certo, no, abbastanza insostenibile, non solo per l'avvocato, ma anche proprio per come fa il presidente Andrea Agnelli, cioè se lui fosse stato, che ne so, Rocco Commisso o Pallotta della Roma che vivevano in America per tanti mesi e vive Commisso in America, dice, ah, magari è un'iniziativa loro, non lo sanno, ma già è poco credibile, ma Andrea Agnelli, che voglio dire, è della Juve, credo, conti anche le panchine dello spogliatoio, quindi secondo me non è credibile questa cosa, capisci? Sono sulle tue posizioni, ma voi pensate che abbiamo finito con la Juve? No, c'è anche nell'Andiamo Bene, ma perché parliamo dell'allenatore stavolta. Andiamo bene, proprio bene. E pensate com'è tortuoso il destino, no? Il destino di Andrea Pirlo potrebbe compiersi a Udine, qualora arrivasse il risultato sgradito alla proprietà, pensate un pochettino da chi potrebbe essere sostituito. Da uno che a Udine è passato, sostituito da Luca Gotti, da uno che dovrebbe essere il secondo, Igor Tudor, di Pirlo, ma non sembra che i rapporti siano propriamente idilliaci, no? No, tant'è vero che Tudor, diciamo, viene visto un po' come una figura ibrida, forse più vicina alla società in questo momento che all'allenatore bianconero. E io adesso questa cosa sembra quasi una barzelletta, no? Perché molti dicono, ma se non ci riesce Pirlo, come fa Tudor, no? Che alla fine non è neanche il suo vice, perché il suo vice Baronio, a invertire la rotta se la Juve dovesse andare male. Però a volte si fanno delle scelte che sono non soltanto razionali, no? Possono essere emotive, possono essere legate ad un fatto comportamentale che magari la società vede che Pirlo a livello di impatto sulla testa dei giocatori è un po' molle e magari ci provano con Tudor che hanno in casa. Non è una certezza, sono delle voci che tra l'altro, Massimo, io avevo riportato, esatto, sul mio blog sia il 24 marzo, vale a dire successivamente... Eccola qua, Juve 2 mesi d'alta tensione, vedi, 24 marzo è la data. E perché ho scritto il 24 marzo? Perché era il giorno seguente alla sconfitta con il Benevento in casa. E praticamente cominciavano già a uscire questi scenari, perché allora lì la Juve doveva recuperare il derby, che poi ha pareggiato, giocare col Napoli, il recupero, scusa, giocare il derby, recuperare col Napoli e poi giocare con l'Atalanta. E allora si diceva, se la paura fa 90, la società potrebbe anche sollevare Pirlo. Poi i risultati sono quelli che sono stati, l'abbiamo saputo. Io avevo scritto ancora, dopo il 2-2, il 24 aprile, il 24 di questo mese, avevo scritto, scusami, il 24 marzo e il 4 aprile, eccolo lì. Il 4 aprile, dopo il 2-2 nel derby, avevo parlato di questo scenario, no? Sembra di vedere la Juve triste di Maifredi, Pirlo a rischio esonero se non batte il Napoli. Poi ha battuto il Napoli e adesso queste voci di Tudor ritornano. È chiaro che è una suggestione, però in questa settimana l'hanno scritto tutti, dalla Gazzetta dello Sport, l'ha scritto persino La Stampa, sì, che è un giornale, sì, molto vicino, no? Alla famiglia, il cui editore, e soprattutto Antonio Barilla, il capo dello Sport, è un collega molto preparato che stimo tanto. E sono contento perché, voglio dire, ero stato quasi deriso quando avevo raccontato queste cose, e però c'è questa voce, insomma. Però ecco, che voce, sì, sì. E giustamente hai fatto notare anche la provenienza di determinate notizie, sì, effettivamente La Stampa, l'ho visto anch'io l'articolo, infatti hai perfettamente ragione. Chiudiamo il nostro giro dei commenti e poi ci lanciamo nel vortice dei pronostici. Ultima rubrica. Ma che mollo? Ma che cosa dite? Mollo che? Beh, obiettivamente c'è poco da dire perché nel mollo ma che mollo finisce il Milan. E solo alla fine del girone d'andata si dicevano tutt'altre cose.
Sì, abbiamo voluto mettere il Milan, no? Poi è chiaro che sul mollo mollo potevamo buttarci anche la Roma oggi, tanto per capirci, no? Certo. Però il Milan in campionato è mollo, perché lo dimostrano i numeri. Ha perso le ultime due, ha perso in casa col Sassuolo, è stata bastonata dalla Lazio all'Olimpico 3-0, e quindi adesso questa partita per il Benevento diventa fondamentale. Cioè il Milan praticamente da candidata principe per lo scudetto, caro Massimo, è diventata la quinta squadra, cioè la squadra più a rischio di non entrare in Champions, secondo me, perché il Napoli sta andando forte, se la gioca con la Juventus, ma io mi vedo, ecco qua questo grafico è l'andamento dei punti in Serie A del Milan. Del Milan in Serie A, vedi che il grafico ti fa capire come si sta inabissando, no? Se fosse un titolo in borsa, sicuramente il portafoglio sarebbe più leggero. Sì, sì, esattamente. Sono soddisfazioni vedere una cosa del genere. Sono belle grandi soddisfazioni, voglio dire. Per un investitore, no. Ma però questa cosa fa anche pensare ad alcune scelte che ha fatto il Milan. Perché a un certo punto non ho capito la grande fretta che hanno avuto di rinnovare Ibrahimovic, annunciare in pompa magna il suo rinnovo. Ma la cosa strana, non che tu dici ho rinnovato uno di 40 anni, è che gli danno ancora 7 milioni. Ma se c'è la crisi nel calcio, non era meglio forse prima occuparsi di vedere che fine avrebbe fatto la squadra in questa stagione? Se non vai in Champions, ti permetti il lusso di tenere a contratto un quarantenne a 7 milioni di euro a stagione, quando probabilmente rischi di dover ricominciare da capo col progetto giovani? Perché? Perché praticamente rischiano di perdere Donnarumma, che comunque non rinnova, e la Juve è sempre molto vigile. Brian Diaz probabilmente non lo riscattano. Tomori hanno qualche dubbio, o soprattutto chiederanno uno sconto al Chelsea. Meite sembra che lo vogliono ridare al Torino. E però l'unica cosa che hanno fatto in questo periodo è rinnovare a Ibra. Ecco, io questa cosa non l'ho capita molto. Non l'ha capita francamente nessuno, Paolo. Andiamo veloci sui pronostici perché non abbiamo tantissimo tempo. Sì. Vedo, prevedo e stravedo. Cioè vedo, prevedo e stravedo per una squadra di calcio. Siamo molto allineati io e Paolo stasera su quelli che sono i pronostici. Sassuolo-Atalanta. Beh, due. Due. Non ha molto bisogno di presentazioni il perché il 2. Napoli-Cagliari. Napoli-Cagliari 1, anche se il Cagliari venderà carissima la pelle, secondo me. Sì, però in questo momento il Napoli è difficile, no, da affrontare. Napoli va come un treno. Il Napoli, visto giocare a Torino, c'è una sinfonia. Poi una squadra che si è permesso di fare dei cambi, fare salire dalla panchina Mertens, Lozano. Mamma mia. Mettere in panchina Insigne, Zielinski. Apriamo, cioè, una parentesi, noi volevamo parlare anche del povero Gattuso, povero perché obiettivamente non si merita tutto quello che gli è piovuto addosso, ne parleremo più avanti, perché se c'è un allenatore che sta facendo e ha fatto bene, lui. Assolutamente, massacrato dal suo allenatore che lo voleva mandare via tra gennaio e febbraio, e adesso probabilmente andrà in ginocchio a chiedergli di restare, ma credo con poco successo. No, con poco successo. Allora, Milan-Benevento, io metto uno. Però qui credo che il Milan dovrà sudare le famose 7 camicie. Allora, per il Benevento è la partita della stagione, no? Nelle ultime 16 partite ha vinto una volta sola il Benevento. Sì. A Torino con la Juve. Sì. Metto X. Allora metti X, io lascio X. L'uno. Lascio l'uno. Allora, Udinese-Juve, parto io, X. E io metto 2. Tu metti 2, molto molto delicata come partita, soprattutto per la Juve. Sì. Però ci sono buone notizie per la Juve. Guarda, questo te la metto sempre a tradimento. È cominciata la campagna vaccinale, vedete? Vaccinato il primo giocatore della Juve, come vedi? E questo, nella settimana di Udinese Juventus non potevo non metterla, perdonami Paolo, voglio dire. Mettiamo le mani avanti. Eh no, ma attenzione, perché se vendono quel meme gli viene voglia di buttarsi a terra lì, in area. Sì, ma noi lo sappiamo, voglio dire, lo sappiamo. Cioè, voglio dire, sappiamo di cosa, di che morte possiamo morire, quindi voglio dire, stiamo attenti, segnaliamo. Perché dici 2, velocissimo Paolo, tornando seri, perché dici 2? Guarda, dico 2 perché se pareggia rischia di uscire dalla Champions, perché poi comunque non ha delle partite facili sempre,
nelle altre quattro, e perché non voglio credere ad un rigurgito, ad un risveglio di Cristiano Ronaldo che ha secco da quattro partite, vabbè, tre di fila e una non c'era, e cioè, voglio dire, vorrebbe dire alzare bandiera bianca da parte, sì, della Juve, non che considero l'Udinese non una buona realtà, soprattutto alla luce del successo con il Benevento, eccetera, però, santo Dio, per la Juve è quasi come una partita da dentro fuori di Champions, certo. Capisci? Rischia moltissimo, è ben detto del Milan, e possiamo dirlo anche per la Juve, sono le squadre peggio messe nella volata Champions, in dubbio questo, per calendario e condizione. Sì. Assolutamente, assolutamente. Noi vi salutiamo, scriveteci, guardateci, baciateci, lettera, testamento, tutto quello che volete. Ci ritrovate domenica ore 17 per Udinese-Juventus. Paolo, come sempre, tre gentil, grazie. E tu aussi, anche tu, vedi come ti ho risposto in francese, tu aussi. Bravissimo, bravissimo. Cocumela para todos, e via, non ne parliamo più, esatto. Via. E via. Vado a vedermi il video dell'interrogatorio di Suarez. Però domenica state qua, seguiteci, perché accidenti, Udinese e Juventus. Ragazzi, cioè, torna Carletto Longhi, voglio dire, ragazzi, sì. Solo per lui merita essere sintonizzati, voglio dire. Esatto. E poi secondo me potenzialmente ho visto cose che voi umani, perché ci sarà tanta roba dentro. Tanta roba. No, assolutamente sì, assolutamente sì. Ragazzi, grazie come sempre. Oh. Ciao Paolo, a presto. Ciao. Ciao. Cioè, vedo per una squadra di calcio. Andiamo bene, proprio bene. Se il mondo ti confonde, non lo capisci più. Se nulla ti soddisfa, ti annoi sempre più. Scienziati e ingegneri hanno inventato già una generazione di bambole robot. Non c'hai capito niente? Te lo rifaccio se vuoi.